je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Questa qua, che non è per niente bella, è brutta, ma noi ci dobbiamo abituare non alla bellezza esteriore, ma alla bellezza interiore. Cioè, io con questa qua ci ho fatto un progetto scolastico e i bambini si erano affezionati. Ai bambini non interessa la bellezza, interessa il cuore delle persone, quello che noi riusciamo a dargli. E lei ha dato tanto, tanti consigli, tanti insegnamenti. Vero? Vero, cara? Tu quanti anni hai? 80? Ha voglia ancora fino a 100 anni. Mua! Ciao amici di Molise Web TV, ecco, questo è il segreto di Lucia, il suo insegnamento, perché giustamente l'aspetto esteriore di una persona non sia il biglietto da visita delle persone stesse, perché l'essere brutto esteriormente, l'essere diverso come si suol dire, non sia il preludio per essere messo di parte, per essere in qualche modo vedersi preclusi percorsi di vita belli e pregnanti per tutti. Lucia, nei suoi pupazzi, riversa tutto il suo amore per la vita, il suo voler essere utile al mondo, il voler vedere la vita come avventura bella da vivere e sentirsi a proprio agio, sentirsi così ripagati dall'amore e generosità di tutti. I pupazzi allora assurgono un ruolo fondamentale di crescita e l'insegnamento di vita per i bambini e la semplicità di questi riesce a comprendere appieno l'alto insegnamento pedagogico e morale di Lucia. Ogni pupazzo ha un nome, una storia, e ogni storia ha un suo insegnamento. È bello vedere e sentire Lucia che con i suoi pupazzi ci parla di come riesca a vederli vivi e veri pur nel loro essere sagome di cartapesta. Come si chiama questo? Come si chiama? Me lo sono scordato come si chiama. Non si chiama Rosa, si chiama Peppina. Sono belli questi occhi. Mua! Hai imparato a fare il bravo? Ricordati che devi andare a scuola, perché chi non va a scuola resta un somaro. E nella vita bisogna saperci fare, bisogna saper leggere, scrivere e soprattutto far di conto. Se non ti fai bene i conti in tasca, caro mio,
Sei fregato! Ed ora andiamo incontro alla nostra sindaca. Buongiorno sindaca, attenzione al gradino. Come sta, Nicolò? Buongiorno. 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 Complimenti per l'arredo urbano. Io sono Pinocchio. Piacere Pinocchio, sono Simona. Storie inventate al momento o novelle consolidate, ristrutturate nel tempo, perché i pupazzi hanno un'anima, hanno in sé la forza del bene, la forza dell'amore per l'umanità tutta, perché ai bimbi e anche ai non più bimbi fa di certo bene ricordare come il vero motore dell'umanità sia il volersi bene, nella giustizia e nella solidarietà, nel voler essere sempre consapevoli che dare è più bello che ricevere e chi dà serenità e gioia di sicuro molta, molta di più ne riceverà. A volte non si è compresa a fondo. Ma quando c'è, come nel caso di Lucia, la forza di volontà e la consapevolezza di essere nel giusto, non ci sono, se non ci sono mai, che tengano. I suoi pupazzi combattono con lei, per lei. Sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.